Hello girls e bentornate al vlog di Io Makeup. Questa mattina sono andata in un centro commerciale, non ricordo neanche il nome. Volevo comprare un paio di culottine, mutandine, niente di speciale. Vado al centro commerciale perché ormai hanno tutto lì. E infatti, arrivata al reparto biancheria, c'erano una montagna di mutandine e due commesse. Credete mi abbiano chiesto che cosa volessi? O almeno degnata di uno sguardo? No. Le signorine parlavano di viaggi. Allora mi sono detta, manteniamo la calma, chi mi corre dietro? Aspetto un minuto, 2 minuti, 2 minuti e mezzo, 2 minuti e 3 quarti. Al terzo minuto sbotto, signorine, scusate! Appena sarete tornate dalla Thailandia, se non vi disturbo, vero? Potreste occuparvi anche della clientela che, seppur in misura parziale, contribuisce alla realizzazione dei vostri meravigliosi viaggi? Alzano entrambe uno sguardo al cielo sincrono, di una stanchezza, perché poverine, lavorano solo loro. E una delle due finalmente si avvicina e mi fa: Diga! Pronuncia super di classe, iniziamo bene. Oh, desidera? Buongiorno, signorina. Vorrei, se possibile, prendere visione di ciò che avete qui in reparto in fatto di biancheria. E lei alza le spalle e con un dito, con in fondo un'unghia nera per un sacco di motivi, tra cui uno smaltaccio ex di moda, mi fa: Ma che non vede? Sta là davanti, na che da guardare, namo su. Signorina, lo vedo da me, non sono cieca, vede. Però sa, se possibile, vorrei delle delucidazioni in tal proposito. Io non lo so quanto esattamente abbia impiegato per capire cosa io le avessi detto. Però alla fine, dopo forse 30 o 40 secondi, mi fa: Non ho capito. Signorina, sa, io vorrei, se possibile, delle mutandine piccoline, di una forma un po' particolare, possibilmente di pizzo, di un colore, viola, forse direi Parma. Direbbe come? Parma. Parma. Parma, signorina, il Parma è un colore, è anche un colore di moda, è anche di classe, e anche non ce stanno! Signorina, se non ce stanno, come dice lei, non me la prendo con lei, che evidentemente in fatto di colori ha delle idee piuttosto limitate, ma col senso commerciale dei suoi superiori, con i quali vorrei, se possibile, scambiare qualche parolina. Non che pensassi che così lei, come dire, si redimesse in qualche modo. Però, sai, parlando col caporeparto, magari poteva avere qualche provvedimento disciplinare giù di lì. Arrivo, la chiamo a Poccarlo! No, no, signorina. Non Carlo, il caporeparto. A Nicole e chiamalo Mario, che la Fashion Bro che qua lo gli va, chiamo Carlo.